Ciao a tutti Cuccio, ben ritrovati dal vostro Underlink91 su Ever Oasis, secondo episodio. Dunque, sono appena andato a dormire, quindi praticamente ho ripreso dallo scorso episodio. Però cos'è esattamente il caos? L'idea che possa invadere l'anima altrui è terrificante. I germogli di grande albero sono in grado di creare le oasi, anche tu un giorno diventerai come tuo fratello. Andrà, cerca di incontrare nuovi amici disposti a fidarsi di te e a sostenerti. Sono sicuro che un giorno diventerai un capo oasi più in gamba di me. Non mi aspettavo di iniziare subito con un testo, quindi insomma ero un po' impreparato. Volevo dire un paio di cosette, giusto due di numero. Che riprende dallo scorso episodio, quindi proprio non sono andato avanti neanche di una briciola proprio. E abbiamo nuovi visitatori, dei Pingufi e Pami. Ok Pami, novità! Fiu, chi avrebbe mai detto che c'era un oasi in un posto del genere? È la mia salvezza! Un bulbino alquanto fragile, sembra che cerchi della frutta. Ok. Quindi siamo alle porte di un nuovo giorno. La mattina può capitare che viandanti e Pingufi visitano l'oasi. Se un viandante l'apprezza ne diventerà abitante. I Pingufi fanno tanti acquisti presso le bulbotteghe, ma non diventano mai abitanti dell'oasi. Vale, basta che acquistano, per il resto va bene. All'interno dell'oasi tocca il comando cambio aria sullo schermo inferiore per tornare a casa in un battibaleno. Ma vabbè, no, non penso che mi serva ora per il momento. Voglio solo andare a vedere il nuovo arrivo. Pammi, credo sia una lei. Può anche essere lui, perché no? Quanto è brutto però quando entrano nelle case. La casa si trasforma. Ha comprato un ananas? I Pingufi mangiano ananas? Ananas, che cosa? Aninus! Come mi è uscita quella parola? Stavo pensando ai Pingufi a plurale e mi è uscito ananas ananis a plurale. Allora, questa pare che abbia fame. E così tu sei a capo di quest'oasi, eh? Io sono Pammy, un apprendista artigiano di girandole, a maschio, ok. Ho viaggiato nel deserto per tutto questo tempo, ero esausto. Ancora un po' mi sarei insecchito del tutto con questo sole. Per fortuna ho trovato la tua oasi. Peccato che poco fa volevo comprare della frutta in una bulbottega, ma è finita proprio davanti ai miei occhi. Che peccato, avevo davvero tanta voglia di mangiare della frutta. Lily, che cosa è successo? Oh, buongiorno Andrea. Poco fa è venuta una persona per acquistare della frutta nella mia bulbottega, ma... no. Prima era stato qui a fare compere un gruppo di Pingufi e sono rimasto a corto di merce. Non è stato per niente carino da parte loro. Andrea, mi faresti molto felice se potessi portarmi altre bacche di rosa. Ehi, ok. Ma il Pingufo qui cosa da dirmi? Niente, ciao, non vuole neanche parlare. E allora andiamo a prendere altre bacche di rosa. Magari facciamo felice Pami, che poi resterà nella nostra oasi, magari. Due bacche di rosa, non ne crescono più di due. Forse nello scorso episodio ne ho prese tre, perché era appunto giusto per iniziare. Credo sia quello il motivo. Ok, andiamo a dare queste rose. Ok, rifornisci? Sì, ok. Perfetto, quindi per fare un frutto aspro ci vuole una bacca di rosa. Ok. Ok, perfetto. Ok, andiamo a parlare con Pami. Eccolo qui, eccolo qui. Ma guarda, non c'è più il cartello del tutto esaurito, che sia arrivata altra frutta. Corri, corri a prenderne un po', così ti rinfreschi la gola. Cavolo, avrei voglia di frutta ora. Però frutto aspro no, aspro no, che ci va con l'aspro? Ci vuole dolce, aspro. L'altro giorno ho mangiato una pesca asprissima. Pami, allora, che mi dici? Ah, che bontà la frutta, mi fa venire buon umore. In un'oasi dove c'è una bulbottega che vende frutta come questa, forse anch'io potrei riuscire a fare qualcosa di buono. Ehi! Potresti abbedirmi qui? Certo che puoi.
Pammi della tribù dei bulbini ora abita nell'oasi. Bottega di girandole. Non poteva andare meglio. Forse è per questo che tutto risplende di una nuova luce. Andrea, puoi venire da me? Fammi costruire la sua bulbottega? No, devo parlare con... Oppa, ho sbagliato, scusate. Ma ho cliccato cambio area. Ah, ok. No, volevo provare il comando cambio area. Ah, mi fa proprio entrare in casa. Ok. Pensavo, non so, mi lasciasse il davanti, non proprio dentro. Ma va bene uguale, per carità. Buongiorno. Guarda, Andrea, l'acqua risplende di luce scintillante. Lo vedo. Ora che ospita la felicità di nuovi amici, l'oasi è ricolma di energia. Ah, se offriamo questa energia dal comarino, forse lui renderà l'oasi più forte. Proviamo. Quindi per il primo livello almeno 2 abitanti. Beh, insomma, va bene. Cresciamo subito almeno. Wow! Ma è fantastico! La strada principale si è allargata per costruire altre 2 bulbotteghe. Come è diventata grande la nostra oasi, il potere dell'amicizia è meraviglioso. Se l'oasi fosse ancora più grande, potremmo proteggere dal caos molte più persone. Datti da fare per portare altri amici nell'oasi. Ok, allora... Il livello dell'oasi sale con l'aumentare degli abitanti. Perfetto. Andiamo a costruire allora la bottega, la bulbottega di Pami, che sarebbe ora. Già è notte? E la Peppa. Adesso un momento, vorrei parlare con te. Non abbiamo avuto un attimo di riposo da quando abbiamo creato l'oasi insieme. Ogni tanto mi piacerebbe scambiare con calma 4 chiacchiere con te, Andrea. Sì. Vediamo di cosa possiamo parlare. Ah, ci sono, sapevi che una volta questo deserto era ricoperto da una rigogliosa vegetazione? Wow! Io non l'ho mai visto di persona, ma tanto tempo fa le oasi prosperavano e con loro anche gli spiriti dell'acqua. E beh, il mondo era coperto di verde e di fiori colorati. Sembra incredibile a guardare questo arido deserto. Ma quando il caos fece la sua comparsa, le oasi e il verde rigoglioso diminuirono poco a poco. Mi sento tanto triste se penso ai poveri viandanti che attraversano il deserto sotto la minaccia del caos. Promettimi una cosa. Non ridere di quello che sto per rivelarti, d'accordo? Io penso che quest'oasi potrà diventare così grande da avvolgere l'intero pianeta e sconfiggere per sempre il caos. Se ci riusciamo, anche i viandanti smetteranno di avere paura del caos e vivranno felici e contenti. Secondo te è un sogno realizzabile? Che gentile che sei, Andrea, ti ringrazio. Finora nessuno aveva mai fatto visita a questa sorgente. Mi sentivo così sola e indifesa. Non so come avrei fatto senza di te, germoglio di grande albero. Sono felice che abbiamo creato insieme quest'oasi. Meno male che ci sei tu, Andrea. Non puoi capire quanto sia felice di averti accanto. Certo, ci conosciamo da poco, ma ho già capito che sei una persona gentile e premurosa. Sono sicura che tu saresti in grado di realizzare il mio grande sogno. La nostra oasi è ancora piccina, ma daremo il massimo per farla crescere, dico bene? Oh, scusa, mi sto parlando troppo, domani dovremmo alzarci presto, che dici di andare a dormire? Torna presto a fare un'altra chiacchierata con me. Allora, vorrei un attimo andare a controllare se effettivamente il povero Pami ha avuto... Ah no, niente. Ah, 0 viandanti e 2 pingufi. I pingufi non è che mi servano poi a molto. Allora, prima di andare a parlare con Pami, a meno che non me lo trovo già sulla strada principale. Sì, infatti. Eccolo qua. Volevo andare a raccogliere dei germogli di rosa. Sembra che Pami abbia qualcosa da dirti, prova a parlargli. Grazie, l'avevo notato.
Non mi dire che ce lo parla per forza. Ma sì, ma fammi... Oh, porca miseria. Fammi un attimo fare quello che voglio. Mi sembra in gran forma, ho sentito in giro una diceria. Pare che nella grotta Bicorro ci sia una tizia che sta scavando le rocce come una forsennata. Deve essere proprio in gamba, considerando quanto sia faticoso anche soltanto camminare nel deserto. Alcune persone là si fanno le chiacchiere. Ok. Potrebbero esserci dei futuri amici fuori dall'oasi. Andrea, non ti andrebbe di avventurarti fuori dall'oasi? Tu avrai l'uscita in fondo alla strada principale. Su, vai a vedere. Mi sa però che devo munirmi di materiale per l'avventura. Provo a rifornire ancora il negozio di frutta. Magari è a secco, infatti. Rifornisci. Ok, due. Sì. Ti ringrazio tanto. Ma se io volessi comprarla nel caso? No, posso solo rifornirlo, ok. Quindi devo andare fuori dall'oasi. Bene, andiamo allora, avventuriamoci. Non ho armi con me, però penso che per iniziare possa essere ok. Niente, questi salutano solo, i pingufi. Ah. Però se punti salvataggio puoi salvare i tuoi progressi fino al gioco. Ok, fino a quel momento, bene. Sì, salviamo. Beh, insomma, ho fatto dei progressi seppur insignificanti, ma l'ho fatti. Questo è una specie di punto di osservazione. Via questo qua, via. Ok. Dell'albergo, sì. E questo è quanto. Ok, allora andiamo fuori. Più tardi cerco di costruire la bulbottega per Pami, se la vuole costruire. Deserto di Kala. Wow. Fuori dall'oasi ci sono i mostri del caos. Fai attenzione, Andrea. Quando senti pericolo scappa subito a gambe levate. Non correre rischi inutili. Ma scusami una cosa. Ah, fuori dall'oasi si può attaccare. A, attacco debole. X, attacco forte. Tocca impegni sul touchscreen la prima mappa dello schermo. Ok. Non si può caricare però, va bene. Intanto io vado a vedere se... Oh, posso rotolare The Legend of Zelda. Facciamo, aspetta Facciamo come The Legend of Zelda. Rotoliamo di continuo per andare più veloci. Che poi alla fine non so neanche se funzioni veramente il rotolare per andare più veloci. In questo gioco intendo, in The Legend of Zelda funziona perché le speedrun si fanno in quel modo. Andrea, questi sono mostri del caos, tieni sempre d'occhio i loro movimenti e fai attenzione durante la battaglia. Con L puoi agganciare i nemici, schivare con B. Ok. E posso anche combinare gli attacchi, ok. Premi Y per rinfoderare l'arma più velocemente e correre. Vabbè, sì, però non mi aspettavo che ci fosse un range così alto di... per schivare, mamma mia. Cosa scappa? Scappa cosa che l'ho sconfitto, ma dai! Ce l'hai fatta, In questi casi una pozione è quello che ci vuole. Premiamo pozione allora. Pozione P. Frutto elisir. Ah, questi danno materiale. Ok.
Ok, questo anche è uno scoiattolo. Ah, ok, ma i nemici si riformano per caso? Ah no, qua non ci sono andato. Mi sembrava un po' strano, infatti. Porca miseria! Mi ha fatto male, accidenti. Perché non è ben chiaro dove andare. Ah, qui, ok. Ah no, forse dall'altra parte, c'è anche un'altra... O forse era un punto cieco, perché non... Grotta dell'anfora, aspetta. Fammi vedere una cosa. Inferiore per farla scorrere, ok. Ok, è andato. Voglio evitare combattimenti inutili. Potrebbe essere quassù invece. Stavo pensando, non è che è quassù il posto dove devo andare. Perché c'è un'altra grotta qui. Per questo sono uscito dall'altra prima. Proprio per assicurarmi che non fosse questa la grotta che diceva Monte Kidung. No, quella dice. Mio Dio. Attaccano forte gli avversari, eh? Ok. Abbiamo un pacro, quindi si possono rompere un po' di oggetti. Questo cos'è? Questa non si può aprire ancora. Aspetta, questo se... Con la magia del vento? Sì! Beh. Accidenti, qua c'è un bel botto di roba. Beccati questo serpente. E schiattaci male. Oh, ok. E questo è andato. Sto fiore, facciamolo girare. Ah. Wow, ma dai! Ma no, ma dai! Ci stavo pensando che era una bomba, ma dico, può essere? Forse posso raccoglierla. No! Esplode all'istante. Ok, mangiato. È andato anche questo, ok. Questo non posso ancora romperlo, mi sa. Neanche col vento, figuriamoci. Vabbè, no, vabbè, era ovvio, dai, era ovvio. Rovo di cactus, vediamo un po' che mi dà. Polpa di cactus, ok. E spina di cactus, bene. Penso che possano tornarmi utili. Ok, ramo fossile, non so a cosa serva, ma va bene, comunque accetto tutto. Wow. Ah. Beh, basta premere questo per andare avanti. Ok, non è che c'è una specie di boss qui. No, perché non posso proprio sconfiggerlo. Ah, ci vuole piccone. Dotata dell'abilità adeguata possa prendere qualcosa. Ah, eccolo! Ce lo sapevo io.
è andato. Questo si può rompere? No, ok. Ora non ci provo a vedere se si può cascare tutto, perché sicuramente casca. E quindi devo rifare un'altra volta la parte fino a qui, quindi non ci provo neanche. Poi magari non casca, ma non mi interessa provare. Ok, ora possiamo uscire da qui. No, finisce così, non c'è nulla. Quindi qui serviva ad arrivarci con uno che ha l'abilità, ovviamente, di rompere i minerali. Col piccone, ci vuole uno col piccone. Ma bastavo anche io, basta che me lo dicevi, prendevo il piccone. Ah, ok, quindi... però questo mo... Abilità, non ho... Ah, ok. Per andare avanti ci vuole qualcuno che mi alzi queste qui, queste scale, questi gradini. Però possiamo visitare l'altra parte del... Mi chiedo se mandando la bomba con il vento da lì a lì... Però la bomba scoppia troppo velocemente, quindi non ce la faccio. Per il momento mi ci vuole un qualcosa per rompere appunto il macigno. Quando avrò l'abilità giusta potrò farlo. La spada è giusta. Ecco, vedete, però questo posso farlo, per esempio. Ok. Ah. Ah, filo di ragno. Vediamo un po'. E qui sotto cosa c'è? Ok, no, è bello trovare materiale, perché comunque sia è utile ai fini della missione. Serve a collezionare sempre più roba. Ora vediamo di uscire da qui, dal Monte Kidung. Ecco, là c'è un altro ragno. Oddio, due, non ce la faccio, ragazzi. Fatto. Bene. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro, se pure è vero. L'antico vaso andava rotto. E su. Mamma mia, che precisione ho. Potrei fare cecchino. Oh, bene. Sono le 11:40, quindi insomma è già abbastanza notte. Cioè, volevo dire, è già buio, abbastanza buio, ma fa bene lo stesso, è uguale. Funziona in tutti e due i modi. Peccato che non si possa mirare ai vasi, però... Magari potevano fare che quando c'è una lotta contro un nemico puoi mirare solo il nemico e non gli oggetti circostanti. Perché comunque si è visto che durante le lotte ci sono anche gli oggetti circostanti intorno, ma... Male che va, tu punti solo, puoi puntare solo il nemico durante la lotta, quindi... Cactus spilungo. Non sono tanto sicuro che vada bene stare fuori di notte, ma... La musichetta non è delle migliori. Può essere che la notte il potere dei nemici è più forte? In fondo sono creature dell'oscurità, del caos. Ad ogni modo, Kuge, io concludo qui l'episodio. Penso che per questo secondo episodio possa anche andare bene così, insomma. Domani andrò a cercare i viandanti al di fuori del deserto. È stata una bella esperienza, insomma, iniziare appunto andando fuori dall'oasi e cercando appunto di fare un po' di esperienza contro i nemici. Sono quasi a livello 3. Ad ogni modo, come sempre, vi ringrazio per aver visto questo video. In descrizione il link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo domani con un altro video di Ever Oasis. Bye bye!